Adesso torniamo a parlare di Piacenza Calcio. È partita la stagione del centenario, una stagione molto importante. È arrivato un altro giocatore molto importante nella rosa a disposizione di mister Franzini. Stiamo parlando di Filippo Porcari, che è con noi. Buon pomeriggio Filippo, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio, grazie. Allora, grazie mille. Filippo, arrivi a Piacenza, una squadra importante, un anno importante, insomma tante cose importanti. Sì, arrivo in una squadra che è già omologata, c'è già un grandissimo gruppo. Io sono arrivato ieri e ci ho messo un secondo a inserirmi, perché veramente sembra più una famiglia, e questo secondo me è una base importante per fare un buon campionato. Quali sono le tue caratteristiche per chi ancora magari non ti conosce? 2 anni fa nella Cremonese, gran campionato, l'anno scorso nella Triestina, quasi sempre, anzi sempre titolare, quindi insomma una certezza nella terza serie. Sì, io sono, diciamo, le mie caratteristiche è giocare per i miei compagni, non ho mai pensato a me stesso, io cerco di dare tutto, corro, sono un picchiatore, non sono uno di qualità, però... diciamo che mi arrangio, con l'esperienza ne esco fuori. Dove può arrivare secondo te questo Piacenza? Ma questo ne parleremo a metà campionato, però ti posso dire che è stata costruita una grande squadra. Già c'era una buona base, come ho detto prima, e in più ha fatto innesti di qualità che permette al mister di dare grandi scelte, secondo me. Io ti ho visto giocare diverse volte lo scorso anno, comunque stagione positiva nella Triestina, anche se avete sfiorato i play-off proprio all'ultimo istante. Sì, purtroppo la Triestina veniva dalla Serie D, da 5 anni di fallimenti. È stato un buon inizio, diciamo, per prendere un percorso, perché era il primo anno in Lega Pro. Comunque è stato anche un mezzo fallimento non essere andati ai play-off per un solo punto, diciamo. Tra l'altro hai incontrato squadre di valore, è stato il girone più difficile, anche capitare nel girone giusto per il Piacenza, questo sarebbe un'altra cosa importante, perché al nord sembrano squadre molto più attrezzate, o sbaglio? Sì, sono d'accordo con te, secondo me se dividono i gironi nord, centro e sud sarà molto più difficile, ci sono squadre molto competitive. Ora aspettiamo la decisione e vedremo, comunque noi non dobbiamo aver paura di nessuno. Grazie Filippo, benvenuto in Biancorosso. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, arrivederci. Il ritmo che piace, il ritmo di Piacenza, è Radio Sound.